La pioggia che ha interessato Ilario e che dovrebbe continuare per tutta la settimana non ha comunque influito in modo significativo sul livello del lago di Como, anzi, oggi l'indicatore d'altezza idrometrica segna 6,9 cm, un numero ben al di sotto della media, relativa allo stesso periodo, di 45 cm registrata sul portale degli enti regolatori dei Grandi Laghi. Dall'esondazione dello scorso agosto, un evento che ha portato l'acqua a invadere piazza Cavour, il bacino ha continuato progressivamente a svuotarsi. Solo a ottobre il livello del lago è tornato a superare la media per poi riscendere fino al livello registrato oggi. Adesso, Luigi Lusardi, cioè, però, presidente dell'autorità di bacino dell'Ario e dei laghi minori, rassicura chi teme il dato anomalo perché il livello dell'acqua, secondo Lusardi, in questo momento dell'anno non risulterebbe un problema, specialmente per la fauna che popola i fondali. Sempre secondo il presidente, il livello del lago di Como è sì determinante, ma non se valutato in modo separato dalla situazione del resto del territorio.